Buongiorno da Canale Sicilia. Oggi parliamo di giovani in particolare della consulta giovanile di Gioiosa Marea, consulta attivissima, organizzato in quest'estate numerose attività. Siamo qui con Gabriele Panessiti, che è il presidente, e con Andrea Niosi, che è uno dei membri più attivi della consulta, per fare proprio un bilancio. Allora ragazzi, iniziamo proprio col bilancio delle attività che avete svolto per la comunità in quest'estate. Prima di rispondere alle vostre domande, è lecito ringraziarvi per l'invito e soprattutto per l'interesse sempre manifestato nei nostri confronti. Detto ciò, la nostra estate si è inaugurata con l'ultimo appuntamento con la colletta alimentare Tanti per Mille, dedita questa volta alla raccolta dei farmaci. Il periodo è stato verso la fine di giugno, in cui il nostro membro attivo Andrea Niosi ha partecipato, come suo solito, nelle nostre iniziative. Ora vi diciamo, illustrerà lo scopo della iniziativa Tanti per Mille. L'iniziativa intanto è stata proposta dal nostro vicepresidente, è stata votata con entusiasmo da parte di tutti perché ha uno scopo sociale molto forte. In pratica noi tramite la raccolta di vestiti, alimenti e farmaci vogliamo aiutare tutte le persone bisognose del nostro territorio, del nostro comune. E non generalmente raccogliendole e inviandole all'associazione che poi le distribuiscono in tutta Italia o in tutto il mondo. Perché vivendo il quotidiano della nostra realtà sociale abbiamo visto che magari qualcuno non può comprare la frutta, qualche altro non riesce ad andare al supermercato con continuità e quindi qualcuno di noi, nello specifico il vicepresidente, si è interrogato su cosa avremmo potuto fare ed è venuta fuori questa bella iniziativa. Per cui noi nel progetto originario era quello di fare ogni fine mese una raccolta. Ci siamo sistemati di fronte ai supermercati. E invitavamo le persone a comprare qualcosa in più e poi donarcelo. Però nei mesi estivi diciamo che non è stato possibile perché l'afa era insopportabile, e quindi adesso riprenderemo le nostre Ad attività ottobre. ad ottobre. Dopo l'iniziativa Tanti per Mille ci siamo, diciamo, spinti verso eventi più, diciamo, più corposi. E con questo abbiamo collaborato molto spesso quest'estate col Consorzio Naturale Vinci Guerra d'Aragona. E diciamo che questa collaborazione ha prodotto dei frutti reali, visibili a tutti. Uno di questi è stata la Sagra della Granita il 20 di luglio, una sagra che a mio modo di vedere, per partecipazione e per risultato finale, è stata uno degli eventi punta dell'estate mare gioiosana. E anche perché per la prima volta forse si è riuscito a far collaborare in modo in armonia tutte le attività commerciali del paese. E i risultati sono stati ottimi. Senza dimenticare poi che era un periodo in cui quasi tutti ci chiedevamo ma i turisti dove sono? E quella sera abbiamo raccolto, non so quante, abbiamo staccato Migliaia, 2000 duemila taglianti, ma tagliandi. sicuramente erano molti di più provenienti dal circondario, non solo Gioiosani. A seguire c'è stata anche un'altra collaborazione col consorzio concerne le rappresentazioni teatrali a Villa Mazzini. Noi abbiamo aiutato il consorzio nel montaggio e smontaggio delle sedie e anche offrendo un servizio di hostess con le nostre, diciamo, ragazze. E a seguire c'è stata anche l'animazione a mare, animazione in spiaggia. Un evento che precedentemente è stato ben fatto dall'Associazione Giovane Gioiosa e che quest'anno è stato affidato a noi. Ora Andrea vi illustrerà, diciamo, il nostro ordinario programma giornaliero con cui siamo riusciti, con risultati anche in questo caso ottimi, a far partecipare
tutti i bagnanti della zona. Dal punto di vista logistico, anche l'iniziativa dell'animazione spiaggia è stata importante perché noi pubblicizzavamo ogni giorno le iniziative che interessavano il nostro comune. Quindi chi non sapeva cosa ci fosse a Gioia Samarea veniva lì ad informarsi. E grazie a questo siamo riusciti a creare anche un bel gruppo di amici con i quali organizzavamo una serie di tornei che ora Andrea nello specifico vi dirà. Beh, la nostra attività giornalmente era, diciamo, molto semplice, però corposa e molto ben costruita. Iniziamo la mattina con balli di gruppo, risvegli muscolari, poi facevamo dei giochini per i bambini, li invitavamo anche a colorare, si sono divertiti tantissimo. E, dei giochi per i più grandi. E concludevamo la mattinata con un gioco aperitivo in cui sia turisti che paesani ci hanno ammazzato alcuni perché alcuni giochi richiedevano che i partecipanti corressero verso di noi per prenotarsi. Al pomeriggio invece organizzavamo quasi quotidianamente dei tornei di carte. E poi facevamo sempre iniziative sempre per i bambini, tornei di boccette e via dicendo. Ah, e poi vogliamo ringraziare anche un turista che ci ha fatto dono di un tavolo da ping pong che abbiamo utilizzato giornalmente anche per dare diletto ai vari turisti. Quest'estate poi abbiamo partecipato su proposta e richiesta da parte del parroco Padre Sanzi alla Notte della Cultura, nella quale alcuni membri hanno fatto da guida all'Antiquarium, alla Grotta del Tono e al Museo di Arte Sacra. Innanzitutto è giusto anche valorizzare e parlare dell'iniziativa comune che ha accomunato tutte le consulte giovanili del territorio, che è quella del Fattifurbus, un autobus che fungeva da diciamo spola tra i vari paesi e quindi favoriva anche gli scambi culturali tra i paesi limitrofi della nostra provincia messinese. E ha fornito un servizio gratuito a tutti i giovani del nostro territorio. E dopo l'estate viene l'autunno. Avete progetti in cantiere per il futuro? Che cosa state preparando? Per quel che concerne le iniziative future della Consulta Giovanile di Gioia Samarea, possiamo dire tranquillamente che abbiamo aderito ad un bando regionale della Regione Sicilia, Creazione Giovani. Propriamente al settore sportivo, quindi con un'iniziativa che comprenderà sia il fattore sportivo, sia diciamo, un aspetto sociale che possa riunire persone meno fortunate di noi, che non possono permettersi determinati sport. E a seguire parteciperemo come membro della giuria del premio letterario Il Murgo di Gioia Samarea. E poi vorrei fare parlare Andrea riguardo, diciamo, delle iniziative che stiamo portando avanti sull'auditorium. Stiamo cercando un metodo, un modo di valorizzare l'auditorium, che è una struttura bellissima del nostro comune. Nello specifico abbiamo individuato l'idea di portare avanti un cineforum a tempo indeterminato, se i costi non saranno proibitivi. Naturalmente ci saranno anche delle iniziative per il periodo natalizio, però al momento siamo in fase di sviluppo, quindi non sappiamo neanche noi cosa inserire. Naturalmente ci sarà anche una collaborazione con il Consorzio Naturale Vinci Guerra d'Aragona, visti i frutti delle iniziative passate, e possiamo dire che a breve ci sarà una novità anche sul Carnevale. Vogliamo proporre un'idea che sia innovativa, ma che non tralasci la tradizione carnevalistica di Gioia Samarea. Ringraziamo i ragazzi della consulta giovanile per aver partecipato, ringraziamo i telespettatori per averci seguito, alla prossima! Arrivederci. Arrivederci.